Ma cosa posso fare per migliorare questa fantomatica autostima? Ciao, buongiorno, ben ritrovata sul mio canale YouTube e benvenuta se non hai mai visto una delle mie pillole di leggerezza. Pillole perché sono in linea di massima video molto brevi, che quindi non ti sarà difficile seguire. Leggerezza perché attraverso il mio lavoro ti aiuto a ritrovare, a ricontattare la tua leggerezza interiore da portare nella vita di tutti i giorni. Tre passi per migliorare la tua autostima. Parliamo di questo tema tanto importante perché anche se non te ne rendi conto, in realtà è un po' come se tu fossi a contatto con questo bisogno di miglioramento della tua autostima tutti i giorni. Perché? Perché attraverso le attività che svolgi, in realtà questa autostima è continuamente solleticata. E allora, vediamo questi tre passi importanti per proprio iniziare a migliorare questa fantomatica autostima. Il primo è fai chiarezza. Già, avere chiarezza è fondamentale perché altrimenti dove vai? Che strada imbocchi? Una a caso? E come puoi, camminando a caso, immaginare e pensare che la tua autostima possa essere alta? Sono due cose che cozzano. Quindi la chiarezza, il fare luce sulla strada che vuoi percorrere è fondamentale. Potresti non sapere e avere un grande dubbio su quella che è la strada che desideri, sulla quale desideri incamminarti, sia a livello professionale sia a livello personale. E allora qui apro una parentesi veloce veloce, ti invito ad andare sul mio sito al servizio La Bussola Interiore, perché in questo caso è davvero perfetto per te. Chiudo parentesi. Quindi fare chiarezza significa, soprattutto in questo mese dell'anno, soprattutto all'inizio dell'anno, mettersi, sedersi e chiedersi: ok, io da che parte voglio andare? Che cosa voglio realizzare quest'anno? Che cosa mi serve portare a casa? Ok? Secondo passo. Definire degli obiettivi realizzabili. Questo ti sembrerà una cosa già sentita, una frase anche semplicistica. In realtà è la base di tutto. Perché? Perché se ti poni degli obiettivi che sono irrealizzabili, alla fine dell'anno, alla fine del mese, alla fine del semestre, a seconda del tempo che ti sei posta per raggiungerlo, non avendolo raggiunto, la tua autostima collerà a picco. Quindi definire degli obiettivi e saperli definire in modo corretto, quindi con tutte le caratteristiche che rendono questi obiettivi realizzabili, è a dir poco fondamentale. E allora, per conoscere questi obiettivi e per conoscere le caratteristiche di questi obiettivi, ti invito al prossimo video. E infine, il terzo passo per poter migliorare la tua autostima è sii costante. Già, perché puoi avere chiarezza e sapere esattamente dove andare. Puoi definire in modo impeccabile il tuo obiettivo, i tuoi obiettivi, e poi se ti attivi, se metti azioni per raggiungere l'obiettivo il primo giorno, il secondo giorno, la prima settimana, i primi 10 giorni, le prime 2 settimane, e poi inizi a oggi mi sono dimenticata, ah caspita, sono già 3 giorni che non metto azioni per il mio obiettivo. Perdi costanza, alla fine il risultato sarà che quell'obiettivo entrerà nel dimenticatoio, come tanti altri, e la tua autostima con lui sarà andata a picco e sarà stata dimenticata, messa da parte, perché a un certo punto, quando l'autostima non migliora, diciamo, vabbè, la lascio lì, faccio finta di niente, non l'ascolto. Ai ai ai. Tre passi conseguenziali, uno concatenato all'altro. Fai chiarezza, dove vuoi andare, qual è la strada che vuoi percorrere, quale lavoro vuoi fare e come vuoi essere nella tua vita personale. Secondo, per fare questo, di che obiettivi hai bisogno? Quindi, quale obiettivo scegli di metterti per poter iniziare a camminare sulla tua strada? Quali
Com'è questo obiettivo? Hai verificato che sia realizzabile e che quindi abbia tutte le caratteristiche per esserlo? Terzo aspetto, ok, è un obiettivo realizzabile, lo stai portando avanti con costanza tutti i giorni? Stai misurando questi micro passi costanti che nel tempo ti porteranno proprio là? Ottimo, concentrati su questi tre passi. Se hai bisogno di chiarimenti, se hai bisogno di rivolgermi delle domande, scrivile qui sotto e ti risponderò appena possibile. In altre modalità, contattami sul mio sito e sarà un piacere lavorare insieme. Intanto, noi ci vediamo tra 2 settimane per il prossimo video che in parte ti ho già anticipato e quindi... A presto, ciao!